Grande successo per la quinta edizione dell'Agriraduno dei Sibillini, che ha avuto il suo momento clou quando oltre 150 trattori, dai più moderni e tecnologicamente avanzati ai modelli storici, hanno sfilato per le vie di comunanza. L'organizzazione è stata curata dall'Associazione Giovani Trattoristi dei Sibillini, formata da sei intraprendenti ragazzi del posto: Riccardo Iezzi, Matteo Galloppa, Luca Massacci, Lorenzo Pacetti, Claudio Galati e Nicola Iezzi, tutti di età compresa tra i 19 e i 24 anni, che con la loro iniziativa intendono valorizzare la tradizione agricola e nel contempo creare le condizioni per dare impulso al tessuto economico e produttivo del territorio, non solo quello di comunanza, ma anche quello dei comuni circostanti. L'idea nasce 5 anni fa, quando sotto pandemia abbiamo deciso di prendere la palla in mano perché i vecchi raduni non si facevano più e abbiamo iniziato tra giovani a riunirci, eravamo all'inizio 20-30 trattori, i primi 2 anni. E poi dopo, piano piano, l'evento ha preso piede, ci siamo sempre allargati di più, abbiamo coinvolto gli espositori, quest'anno siamo arrivati a 150 trattori, puntiamo all'agricoltura di precisione e alla promozione del territorio. Sono stati 2 giorni di festa per i partecipanti arrivati dalle province di Ascoli, Fermo, Macerata e Teramo, con esposizioni di macchine agricole, mercatino di prodotti tipici, momenti conviviali e di divertimento con DJ set e giochi per i bambini, ma anche di approfondimento delle tematiche economiche e sociali come il fenomeno dello spopolamento delle aree interne. La manifestazione ha preso il via con il convegno di apertura all'importanza dell'agricoltura nei Sibillini, che ha visto una significativa partecipazione di sindaci dei comuni circostanti e l'intervento del commissario straordinario per il sisma, il senatore Guido Castelli. Noi abbiamo fatto un convegno ieri, erano presenti molti sindaci, come hai detto tu, a partire da Montefortino, Montefalcone, Smerillo, Rocca Fluvione, Forcia, Mandola. Inoltre era presente il senatore, commissario alla ricostruzione Guido Castelli, siamo stati molto contenti che è venuto. Anche lui ci ha detto che questo settore, diciamo, è molto importante per il territorio. È proprio da qui che parte l'input per rimanere in queste zone, diciamo, chiamiamole così, svantaggiate. Ci ha fatto molto piacere che è venuto e siamo stati molto contenti. Il territorio montano dei Sibillini è da sempre legato ad un'antica vocazione agricola che oggi viene reinterpretata con un approccio moderno grazie ad eventi come l'Agriraduno.